trovandomi sempre insomma davanti a dei rifiuti, ho pensato che l'unione, come si dice, fa la forza. Allora mi è venuto in mente di creare questo gruppo Facebook intitolandolo proprio Disoccupati di Arezzo e Provincia. Paolo sono 6 anni che non lavora e dopo rifiuti ed umiliazioni ha deciso di chiamare a raccolta le tante persone che si trovano nella sua stessa condizione in provincia di Arezzo, creando un gruppo Facebook che vuole diventare un punto di riferimento per chi si trova senza certezze, soprattutto passati i 40 anni. Un modo per essere più forti e far sentire la propria voce e il proprio diritto a un lavoro dignitoso. Io da solo ho provato tutto, non faccio nomi, però sono andati in tutte le istituzioni locali, e tutti grandi promesse e poi nessuno insomma mi ha dato concretamente una opportunità di lavoro. Quanto tempo manca lì? Ecco, io lavoravo per una grande azienda aretina che ha chiuso non perché non andava bene, ha chiuso proprio qui la sede di Arezzo 6 anni fa. E io da 6 anni non sono più stato in grado di ottenere, diciamo così, un contratto di lavoro. E questa è una cosa molto mortificante. Quali sono le difficoltà, ecco, di chi va a cercare lavoro, soprattutto dopo i 40, dopo i 50 anni? Ti presenti, cominciano già a guardarti in un certo modo se non hai più, diciamo così, 20, 25 anni, 30, tu al massimo. E le difficoltà sono queste, che ti senti praticamente escluso da questo mondo. Escluso da un mondo che poi dovrebbe essere un diritto, perché è sancito dalla Costituzione già dal lontano 1946, che l'Italia è un paese fondato sul lavoro, quindi anche i governi non dovrebbero pensare ad altre cose, dovrebbero pensare soprattutto a andare incontro a chi ha questi problemi, proprio perché è un nostro diritto il lavoro. Senza il lavoro una persona è inutile, non, come posso dire, è una persona finita senza lavoro. Ho voluto provare proprio con questo ultimo tentativo che mi è venuto in mente, cercando di essere in più. Non mi aspetto io centinaia di adesioni, ma me ne basterebbe una quarantina, 50, già 50 menti che la pensano in un altro modo, anche per come spostarsi, come fare delle riunioni, capito? Lo scopo era questo, confrontarsi, capirsi chi ha lo stesso problema, giocarci un po' sopra, capito, a questa situazione, magari andare tutti insieme a farsi sentire alle autorità, ai governi.